Cari fratelli, buongiorno nell'amore del Signore. Questa è la domenica 5 di aprile, adesso sono le 10:26. Io sono Nicodemo Fabiano, il pastore della Chiesa Evangelica Battista di Cesena e di Rimini. Ti do un caloroso benvenuto nell'amore del nostro Signore. Tra qualche minuto noi incominceremo la nostra celebrazione. Nel frattempo ti chiedo, nel nome del nostro Signore, di poter pregare. Pregare per questo tempo, pregare per le nostre famiglie, pregare per gli ammalati, pregare per i nostri medici, pregare per gli infermieri, pregare per la nostra nazione, affinché l'Italia venga a Cristo Gesù. Quindi ripeto, noi siamo della Chiesa Evangelica Battista di Cesena e di Rimini, due luoghi ma un solo cuore, una sola fede, un solo Signore, un solo gregge, e siamo qui questa mattina per lodare e esaltare il nome del nostro Signore. Ti chiedo la cortesia di mettere un like, se tu sei sulla piattaforma di YouTube. Ti chiedo anche di iscriverti su questo canale. Vedo che già ci sono diversi fratelli, c'è fratello Rodrigo su YouTube, Calin Vieri, Stefano De Biasio, Matteo La Pietra, quindi è una grande gioia che state lì già a partecipare. Quindi chiedo alle 11 persone che già ci sono sul canale di YouTube, che potete anche Irene, buongiorno Irene, che il Signore benedica te e tutta la tua famiglia. Se cortesemente mettete un like, condividete questo link, invitate altre persone a partecipare nell'amore del nostro Signore. Anche Roberto Zaccarelli, pace anche a te caro fratello nell'amore del Signore. Adesso Milena Pasquinelli, buongiorno Milena. Io voglio passare velocemente sulla piattaforma di Facebook per vedere, lì noi abbiamo la Nick. Noi abbiamo la sorella Angela Wassir, buongiorno, buongiorno, buongiorno Laura, buongiorno a tutti i nostri fratelli, Silvia, la nostra cara sorella, tutta la tua famiglia, Titina, buongiorno Tina, buongiorno Marzio, è una gioia poter lodare il Signore questa mattina, quindi in diretta, adesso sono le 10:28, noi siamo qui in Italia predicando la parola del Signore. Se te parli italiano, perché abbiamo contattato fratelli italiani che sono sparsi in Europa, anche in Germania, anche in altre località d'Italia. Noi siamo qui, siamo la Chiesa Evangelica Battista di Cesena e anche la Chiesa Evangelica Battista di Rimini. In funzione di tutta questa situazione che noi stiamo vivendo, noi stiamo trasmettendo i culti streaming, online. Buongiorno anche a te Fernanda, nell'amore del Signore. Noi vogliamo predicare la parola di Dio insieme. Nel frattempo, prima di incominciare la nostra celebrazione, che sarà trasmessa dal vivo tra qualche istante, voglio ricordarvi che ogni settimana, già da domani, noi incominceremo la celebrazione al nostro Signore alla mattina, dalle 7 del mattino fino alle 7:30 circa, qualche minuto in più, di solito non in meno, perché ci sono tante richieste di preghiera da pregare. Quindi domani mattina fino a venerdì, tutti i giorni, noi abbiamo Alba Nuova. È un tempo di meditare, è una parola per il tuo cuore, è una parola per la tua vita, è una parola che ci rinforza durante tutta la nostra giornata, ma allo stesso tempo è un tempo in cui noi vogliamo presentare le nostre richieste al Signore. Buongiorno anche a Lina Petricelli, buongiorno a Douglas Kennedy dall'America. It's so nice to see you here, Douglas Kennedy. Buongiorno anche a Elisette, noi siamo contenti. Cari, per i fratelli che sono su Facebook, per cortesia mettete un like e condividete ora, per favore, nella vostra pagina. Anche la Kate, buongiorno Kate. Hello from Scotland, hello my brother, God bless you so much, it's so nice to see you here. Please pray for us as we are praying for Scotland and the UK as well. Un buongiorno anche a G. Un buongiorno a Irvin Surace. Allora, che il Signore ti benedica, caro fratello, nel nome del Signore. È una gioia. Mi raccomando, mettete un like, condividete. Noi tra qualche istante incominceremo la celebrazione. Do solo qualche minuto in modo che altre persone possano partecipare. Anche qui, adesso sono su YouTube. Buongiorno Pablo. Buongiorno a Hannelore Smith, God bless you, nell'amore del Signore. Buongiorno
Leia Correa, Leia, buongiorno Leia, che il Signore ti benedica. Veronica, buongiorno. Antonio Rubino, buongiorno. Enzo Bonito, buongiorno. Lusitania, buongiorno. È una gioia. Mettete qui un like, mettete un messaggio, un saluto ai tuoi fratelli. Questo è anche un tempo di una santa comunione, anche se siamo distanti gli uni dagli altri, ma noi possiamo gioire nell'amore del Signore. Allora, mi raccomando, per i fratelli che sono su YouTube, iscrivetevi sul canale, cliccate sul campanellino, in questo modo sarete notificati automaticamente quando c'è una trasmissione streaming, dal vivo. Mi raccomando, condividete questo link con altre persone. Tina Vonella, buongiorno Tina. Mariana, buongiorno cara sorella, nell'amore del Signore anche a te e tuo marito lì a Milano, che il Signore vi possa benedire grandemente, stiamo pregando per l'Italia. Steve, il nostro fratellone da San Marino, un fortissimo abbraccio a te Steve, benedizione anche a te nell'amore del nostro Signore, stiamo pregando. Se hai una richiesta di preghiera, mi raccomando, scrivete che noi possiamo già domani mattina, come sapete, ripeto, domani mattina tu ti devi svegliare presto. Poi anche se dopo non hai niente da fare, dopo vai a dormire, ma domani mattina alle 7 noi abbiamo un tempo per lodare il Signore, per pregare a Lui. Allora, io vi do un ultimo annuncio che è molto importante, che è quello che noi abbiamo la possibilità di scaricare un bellissimo libro, un pastore, amico, fratello in Cristo. Lui mi ha inviato, e ringrazio anche qui la mediazione di Uasir e Lusitania e anche il marito della nostra sorella Angela, che ci ha aiutato nella traduzione. È un bellissimo libro. Io adesso vi metto il link in tutte le due piattaforme. Questo è un libro per questa settimana, per questo tempo che stiamo vivendo, perché parla del coronavirus, ma parla di un antivirus, non per il virus invisibile, ma per il nostro cuore. Quindi è un qualcosa che noi possiamo essere edificati, ma anche una cosa che noi possiamo usare per condividere con altre persone. Quindi io adesso provo a mettere il link anche qui sulla piattaforma di YouTube. E voi, mi raccomando, copiate questo link, condividete con le persone che amate, amici, parenti, anche i nemici, perché no? Noi vogliamo dare un messaggio a tutte le persone. Amen, carissimi? Quindi questa mattina il Signore ci dà sempre la creatività e quindi sto cercando di fare un qualcosa di diverso oltre alla trasmissione. Adesso sono sulla piattaforma di Facebook e voglio anche qui condividere il link del libro PDF. Mi raccomando, condividete questo link, mettete nella vostra pagina, scaricate il libro se ancora non l'avete fatto. È un libro veramente per l'evangelizzazione e per la nostra edificazione. Buongiorno Daisy, buongiorno Irene, buongiorno, buongiorno. Qui su Facebook noi abbiamo già 15 fratelli, ci dà una gioia immensa vedere tutta la nostra cara chiesa che prega, che loda, che è insieme, che persevera nell'amore del nostro Signore. Amen, cari. Allora, noi siamo contenti, siamo grati al Signore per questo tempo. Voglio leggere alcuni versetti della parola del nostro Signore prima di incominciare. Io leggo dal Salmo di numero 101, un Salmo di Davide che dice: canterò la bontà e la giustizia a te, o Signore, salmeggerò. Avrò cura di camminare nell'integrità. Quando verrai a me, camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Non mi proporrò nessuna cosa malvagia. Detesto il comportamento dei perversi. Non mi lascerò contagiare. Allontanerò da me il cuore perverso, il malvagio, non voglio conoscerlo. Sterminerò chi sparla del suo prossimo in segreto. Chi ha l'occhio altero e il cuore superbo, non lo sopporterò. Avrò gli occhi sui fedeli del paese per tenerli vicini a me. Chi cammina per una via irreprensibile sarà mio servitore. Chi agisce con inganno non abiterà nella mia casa. Chi dice menzogne non potrà restare davanti ai miei occhi.
Ogni mattina sterminerò tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore tutti i malfattori. Ripeto il versetto numero 2 del Salmo 101. La parola del Signore dice, Davide parla al nostro cuore, per mezzo della potenza dello Spirito Santo avrò cura. Guardate bene, avrò cura di camminare nell'integrità. Caro fratello, sorella, amico o amica che sei con me in questo momento, sono le 10:37, io mi trovo qui a Cesena, in Italia, in Romagna, predicando la parola del Signore insieme a tutta la mia carissima famiglia di Rimini e Cesena. Stiamo camminando nell'integrità, stiamo camminando con il Signore. Davide ci fa un invito, ci dà un esempio da seguire. Avrò cura di camminare nell'integrità. E lui fa anche questa domanda, avrò cura di camminare nell'integrità quando verrai a me? Noi sappiamo che il Signore sta tornando e noi vogliamo camminare in santità, vogliamo vivere con il Signore. Camminerò lì, dice lui, il suo proposito, camminerò con un cuore integro dentro la mia casa. Noi siamo in casa, ma il nostro cuore è con il Signore. Noi siamo in quarantena, ma il Signore è con noi. E la nostra speranza non viene da un rametto che magari molto spesso viene distribuito in questa domenica. La nostra speranza viene dalla vera vita che è Cristo Gesù. Noi siamo i tralci e per avere questa cura, per avere questa integrità, vogliamo essere ogni giorno di più integri, collegati, per prendere linfa del Signore che ci sostiene, che trasforma la nostra vita. Prega con me adesso, io vedo che ci sono diversi fratelli qui sulla piattaforma di Facebook, Eugenia, buongiorno Eugenia, Mara Rodriguez, Pablo, Paola Rita, Tommaso, buongiorno Tommaso, mi raccomando per i fratelli che sono su Alberto, buongiorno, Alberto Jaime, buongiorno, Antonio Rubino, buongiorno, Daisy, buongiorno. Io vedo tanti fratelli, è una grande gioia. Mettete un like qui su Facebook e condividete nella vostra pagina Facebook. In questo modo altre persone possono accompagnare la trasmissione insieme a noi. Stiamo per incominciare il culto. Voglio fare un ultimo saluto prima di fare la trasmissione del culto per i nostri fratelli che sono su YouTube. Allora, Marzio, Maria Vaderlene. Maria, buongiorno, che il Signore ti benedica, stiamo pregando per te. Rodrigo, Rafael e quindi tutti i nostri fratelli che sono già qui, noi ringraziamo il Signore. Mi raccomando, condividete questo link. Noi vogliamo pregare al Signore. Signore, noi ti ringraziamo perché non ci sono barriere geografiche o temporali, perché tu sei il Signore dei Signori e Re dei Re. Noi confidiamo la nostra vita a te in questo tempo nel nome di Gesù Cristo. Il nostro cuore, la nostra esistenza appartengono al Signore. Tutto è tuo. Signore, benedici i miei cari fratelli che sono qui in questa trasmissione insieme a me. Io non sto trasmettendo niente, ma è lo Spirito Santo che ci aiuta, che ci fortifica. E fratelli e sorelle che in luoghi diversi, anche distanti, dalla Romagna fino, Signore, alle Marche, dalla Trentino fino, Signore, alla zona di Torino, Signore, noi ti ringraziamo. Perché noi siamo una chiesa che ti ama e che predica la parola. Grazie per la responsabilità che ci dai. Grazie per questo tempo di difficoltà. Quando noi siamo provati, possiamo riflettere a come possiamo e dobbiamo camminare nell'integrità del Signore. Signore, una benedizione per tutti i miei cari che sono nell'ascolto, che stanno a partecipare. Benedici le loro famiglie, benedici chi è malato affinché sia guarito nel nome di Gesù. Signore, noi preghiamo per i nostri figli, per i nostri nipoti, noi preghiamo per la moglie, preghiamo per il marito, preghiamo anche per la suocera, preghiamo anche per il suocero. Signore, noi preghiamo per le nostre famiglie, preghiamo per la nostra vita, affinché noi possiamo essere testimoni tuoi. Signore, io ti lodo per la tua presenza costante, per la potenza dello Spirito Santo dentro di noi e perché tu ci hai reso capaci nella tua potenza di poter vivere questo tempo e proclamare la tua parola. Nel nome di Gesù. Amen. Caro fratello e sorella, amico che sei con noi, questa è la Chiesa Evangelica Battista di Cesena e di Rimini. Noi ora vogliamo celebrare il nostro Signore insieme.
mi raccomando, se sei su Facebook metti un like e condividi adesso per favore. Se sei su YouTube metti un like, iscriviti sul canale, prendi il link, condividi con i tuoi amici nella tua lista di WhatsApp per esempio, e poi approfittate anche per scaricare il libro che io ho messo il link in entrambe le piattaforme. Evangelizziamo, manda questo libro, scaricalo, leggilo, è piccolo ma è potente e noi ringraziamo il Signore perché ci dà tutto quello che ci occorre per predicare la parola del Signore. E poi infine domani mattina alle 7 abbiamo l'appuntamento Alba Nuova per la gloria del nostro Signore. Che il Signore ci benedica, lodiamo il nome del nostro Signore tutti insieme. Shalom Adonai, Shalom. Shalom Adonai, Shalom. Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom. Shalom, Shalom, Shalom. Questo è il saluto dei figli del Signore. Shalom, Shalom, Shalom. Desiderio cresce dal fondo del cuore. Shalom, shalom, shalom. Per tutto il mondo si proclama con amore. Shalom, Alenke, pace per tutti. Io ti saluto nell'amore del Signore. Shalom. Siamo, vieni.
scegli il tuo amore. Vieni e ora adorarlo. Vieni, apri il tuo cuore a lui. Vieni, davanti al suo trono siamo. Vieni, davanti alla maestà. Servo di Gesù Cristo e il fratello di Giacomo
ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo. Versetto 2. Misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Sì, Giuda qui in questo momento sta dando un incoraggiamento, inizia con questa lettera, incoraggiando la Chiesa. Subito dopo avrebbe non solo avuto tono di incoraggiamento, esortazione, ma dopo avrebbe anche usato, ossia quella che era questo mettere in guardia, questo tono autoritario, soprattutto per quello che stava succedendo, no? Per quanto riguarda le eresie che giravano appunto in quel momento. E Giuda incoraggia ognuno di noi anche questa mattina ad avere almeno tre qualità nella propria vita, qualità che provengono, no, da quella sorgente di vita. Queste qualità che appunto dice l'autore: misericordia, pace e amore. Come ho detto, qualità che non nascono nella tua vita, ma che non possono mancare nella tua vita, qualità che identificano, no, quello che tu sei quando c'è presenza della misericordia, di pace, di amore nella tua vita. C'è questa diversità che è manifestata come testimonianza, è manifestata soprattutto anche nell'affrontare momenti di battaglia. Tre qualità appunto provenienti da colui, no, che non sorgono da noi, ma da colui che ci ha chiamati ad essere amati, come dice appunto la parola. Ci ha chiamati ad essere amati, ossia in questo senso, in questo caso, vuol dire santificati in chi? In Dio Padre, in colui alla quale nasce quel desiderio di salvezza per i suoi figli, quel desiderio, no, che ci porta, no, ad essere custoditi, dice qui la parola. Custoditi vuol dire essere preservati. Essere preservati, quindi custoditi, vuol dire essere conservati con pieno diritto a quella che è la vita eterna che il Signore ci ha riservato nel Figlio, in Cristo Gesù, solo per merito di Cristo Gesù. Queste sono tre qualità, appunto, misericordia, pace e amore, che oggigiorno sono anche difficili da trovare. Sono difficili da identificare nelle persone, soprattutto ora, in questo momento, soprattutto in questi istanti, magari quando adesso che sei in quarantena a casa tua, magari ora tu vedi solo per televisione, oggi vedi tanti gesti di solidarietà, tutte facciate, no, per appunto nel donare, nel dare, tutta apparenza, come un falso vangelo. Come appunto anche Giuda, no, condanna questi falsi vangeli, queste false dottrine che ti portano lontano dal Signore. Misericordia, pace e amore. Giuda dice: siano moltiplicati nella tua vita. Sì, perché sono queste tre qualità manifestate nella tua vita che dimostrano altrettanto che c'è qualcosa di diverso nel tuo modo di vivere. C'è la presenza del Signore, c'è la presenza di Cristo Gesù, c'è la presenza dello Spirito Santo che agisce, che consola e che guida i tuoi passi. Quindi, quindi Giuda, no, dice: siano moltiplicati nella tua vita, tu che sei chiamato a essere figlio di Dio, tu che sei chiamato a essere amato, quindi santificati. Cosa vuol dire? Io vivo secondo la parola di Dio, io vivo secondo la sua volontà. Non sono un credente tipo SMS, vuol dire sotto mentite spoglie. Io non sono e non mi faccio imbambolare, no, come si vuol dire, da false dottrine, da false vangeli, che ancora oggi non è diverso da quando Giuda scriveva. Ancora oggi ti promettono, sono come questo bel donare, questa di dare, no, qualcosa di bello, qualcosa di che sia alla portata di mano, qualcosa che possa soddisfare il tuo ego. No, Giuda dice che subito dopo lui avrà detto anche, no, di combattere per la fede in Cristo Gesù.
E ancora oggi noi stiamo combattendo, no, questa battaglia contro questo virus, però noi non molliamo perché? Perché la nostra fede è in Cristo, ma nella nostra vita c'è misericordia, pace e amore, che tutti i giorni vogliamo mostrare e tutti i giorni vogliamo condividere, perché noi siamo in Cristo Gesù. E questo è il mio, ossia io voglio incoraggiare la tua vita, voglio lasciare per te questo incoraggiamento, che nella tua vita questa mattina ci possa essere, che tu sia un credente, che tu non, invece se non sei un credente, accetta Cristo Gesù, non lo finirò mai di dire accetta Gesù, e che siano presenti in te pace, misericordia, amore, che siano ogni giorno moltiplicati nel nome di Cristo Gesù. Amen. Io ti do un saluto nell'amore del Signore. Ciao ciao. Che chiama da lontano tutti noi negli ultimi tempi, però qualcuno ascolterà e si alzerà per seguire te, Signore. E c'è il grido di una chiesa santa che si erge come una sposa adorna e dice solo qui, torna presto di torno. Primo amor, io sono pronto venendo per te, io sto aspettando che torni per me, io sono sveglio, preparo il mio Dio, vestiti puliti indosso per te, Cristo. Degli angeli, la tromba suonerà e ti trasformerà per portarti con te per sempre. Si avvicina il tempo del tuo ritorno, accadrà anche se il mondo non lo creda. Sono figlio tuo, appartengo a te, Gesù, credo in te. Aspettando che torni per me, io sono sveglio, prepara mi Dio, vestiti puliti indosso per te. Carissimi, siamo giunti al momento della nostra lettura biblica, dunque vi invito cortesemente ad aprire insieme a me l'Antico Testamento nel Salmo numero 52. Salmo 52, un salmo davvero ricchissimo di insegnamenti e che andremo a leggere integralmente per poi analizzarlo dettagliatamente. Salmo 52, cari, c'è un'introduzione che dice: al direttore del coro, cantico di Davide, quando Doeg l'Edomita venne a riferire a Saul che Davide era entrato in casa di Achimelech. Perché ti vanti del male, uomo prepotente?
La bontà di Dio dura per sempre. Ripetete insieme a me, per favore, cari, questo versetto. La bontà di Dio dura per sempre. La tua lingua medita rovine. Essa è simile a un rasoio affilato o artefice di inganni. Tu preferisci il male al bene, mentire piuttosto che dir la verità. Tu ami ogni parola che causa rovina o lingua insidiosa. Perciò Dio ti distruggerà per sempre, ti afferrerà, ti strapperà dalla tua tenda e ti sradicherà dalla terra dei viventi. I giusti lo vedranno e temeranno, poi rideranno di lui, dicendo: ecco l'uomo che non aveva fatto di Dio la sua fortezza, ma aveva fiducia nell'abbondanza delle sue ricchezze e si faceva forte della sua perversità. Ma io, dice il salmista, sono come un olivo verdeggiante nella casa di Dio. Io confido per sempre nella bontà di Dio. Sempre ti celebrerò per quanto hai fatto e in presenza dei tuoi fedeli spererò nel tuo nome, perché tu sei buono. Come vi sarete resi conto, cari, questo è un salmo dai grandi, dai fortissimi contrasti. Per certi versi ricorda pure il Salmo 1, nel quale si parla di un olivo verdeggiante. In questo salmo si delinea un netto contrasto fra l'empio e il giusto, fra colui che vive confidando nella bontà di Dio e colui che invece confida nel male, nella perversità e nelle proprie ricchezze. È un salmo che delinea due sistemi di valori e due sistemi completamente agli antipodi. Questo è un salmo di genere sapienziale. Difatti, se noi leggiamo nell'introduzione e vediamo quella parola cantico, cantico di Davide, quella parola in ebraico si dice masquil e la sua traduzione in italiano è insegnamento, trasmettere un insegnamento. Questo perché questo salmo ci vuole insegnare chiaramente quali sono le due differenti sorti che toccano a chi crede nel Signore e confida in Lui e chi invece confida nel male. Questo è un salmo davvero ricchissimo di insegnamenti. È una lezione poetica sulla futilità del male, sul trionfo finale della giustizia e sul controllo superiore di Dio su tutte le questioni morali della storia. Infatti, se noi lo analizziamo dal punto di vista teologico, questo salmo ci dà un grandissimo insegnamento. Ci insegna quella che è conosciuta come la dottrina della retribuzione divina, ovvero sia che Dio renderà a ciascuno secondo le proprie opere. E questa retribuzione, dice la parola, è sicura. E ciò che attende la malvagità e il male è la distruzione. Il malvagio, dice il Salmo, sarà sradicato dalla terra dei viventi. Il malvagio non metterà radici nel regno di Dio. Difatti questo Salmo ci insegna chiaramente che la malvagità non ha prospettive. Dio giudica e giudica duramente il male. Dio non lascerà impunite le tante azioni malvagie che oggi si stanno compiendo e che si sono compiute nel passato nel mondo. Dio interverrà e correggerà tutte le ingiustizie, o in questa vita o in quella a venire. Tutta la storia dell'universo, cari, non è altro che un lento fluire inesorabile verso il momento in cui Dio, nella persona di Gesù Cristo, tornerà e giudicherà ogni carne, dando ad alcuni la vita eterna e ad altri invece la dannazione eterna. La giustizia umana si è lasciata sfuggire molte ingiustizie, ma Dio non è come gli esseri umani, cari. Ci si può beffare degli uomini, dice la parola, ma non di Dio. E Dio tornerà e retribuirà ogni carne in base alle proprie opere. Questo salmo, di conseguenza, come penso abbiamo inteso, è anche un salmo di carattere profetico. E dei messaggi profetici anche la struttura, carissimi. Perché vediamo che nei versetti dall'1 al 4 il salmista Davide denuncia
il peccato e nel versetto numero 5 delinea quello che è il destino che attende i malvagi. Ma andiamo ad analizzare più dettagliatamente, carissimi, questo salmo. Innanzitutto, questo salmo si contestualizza all'interno della cronologia, della narrativa biblica, nel momento in cui Saul stava perseguitando Davide. Ci sono 8 salmi, cari, che si contestualizzano all'interno di questo periodo storico della vita di Davide, il momento in cui egli era perseguitato da Saul. E questo brano, cari, fa riferimento anche a un personaggio specifico della vita di Davide, che è Doeg. Non è importante adesso andare ad analizzare in particolare questo personaggio, ma comunque vi invito caldamente oggi pomeriggio, quando sarete in pace, a leggere Prima Samuele, capitolo 21 e capitolo 22, nel quale potrete vedere, capire chi è questo Doeg. Quello che importa per comprendere pienamente il Salmo 52 è che Doeg rappresenta qui la quintessenza della malvagità. Doeg è la personificazione di una persona malvagia che confida nella propria forza e nella propria perversità. Tant'è che questo personaggio giunse ad uccidere 85 sacerdoti del Signore. Ma guardate come inizia il Salmo. Perché ti vanti del male, uomo prepotente? Il salmista è sconcertato. Il salmista non riesce a comprendere com'è possibile che ci siano persone che si vantino del proprio peccato. Com'è possibile che ci siano persone che esaltino ciò che invece dovrebbe tornare a loro vergogna? Ed è anche una caratteristica del giorno d'oggi, cari, dove il peccato viene chiamato giustizia e la giustizia viene chiamata peccato. Gli uomini oggigiorno si gloriano del proprio peccato invece di vergognarsene, ma gli uomini malvagi e perversi, cari, dovranno far fronte, guardate, con la bontà di Dio che dura per sempre. La bontà di Dio sarà ciò che poi porterà a giudizio la malvagità dell'essere umano, perché l'attributo della bontà e della giustizia di Dio non sono due cose che si combattono in antitesi, come dire sì, Dio è misericordioso ma è anche giusto. Non sono d'accordo con questa espressione, perché Dio è giusto proprio perché è buono, e proprio perché è buono ed è santo non può tollerare la perversità, non può tollerare l'ingiustizia. E qual è lo strumento che questo uomo malvagio utilizza per ferire il prossimo? Guardate, la lingua. La tua lingua, dice il versetto 2, medita rovine. La lingua è uno degli strumenti più mortali di cui noi siamo forniti. E tutta la storia biblica sottolinea spesso questa grande pericolosità insita nella lingua umana. Pensiamo per esempio a quello che dice Giacomo, il fratello del Signore Gesù, nella sua lettera. Sentite cosa dice Giacomo al capitolo 3, versetto 6. Lui dice: anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo e, infiammata dalla gena, dà fuoco al ciclo della vita. Passiamo al versetto 9, cari. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Cari, se potessimo domare la nostra lingua, pensate quanto il mondo sarebbe un posto migliore. Quanti problemi attuali nelle famiglie, nella società, nella politica, nelle relazioni internazionali sono causate dal fatto che l'uomo non è in grado di domare la propria lingua. Pensiamo per esempio a un fatto recente accaduto 2 settimane fa, quando la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, solamente pronunciando una frase che non è piaciuta ai mercati finanziari, ha causato il crollo più grande nella storia della Borsa di Milano, meno 17%, milioni, se non dire miliardi di euro di risparmi di investitori che si sono volatilizzati. La lingua è uno strumento davvero mortale. Come prosegue il Salmo?
Il Salmo: tu preferisci il male al bene, mentire piuttosto che dire la verità. Sostanzialmente sono quattro i peccati che contraddistinguono l'uomo malvagio. La malvagità, numero uno, come vediamo nel versetto 2, la falsità, come abbiamo appena letto nel versetto 3, la cattiva volontà, sempre nel versetto 3, e anche l'amore per il peccato. Ma dicevamo che questo salmo ci insegna chiaramente che il malvagio non metterà radici nel regno di Dio. Non c'è prospettiva per il malvagio. Difatti Dio, dice il versetto 5, ti distruggerà per sempre. Ti afferrerà, ti strapperà dalla tua tenda e ti sradicherà dalla terra dei viventi. La parola del profeta è ferma, è chiara ed è inequivocabile. Il futuro dell'arroganza e della prepotenza è la distruzione. Ciò che attende la malvagità è l'essere sradicata, e il domani della cattiveria e della perversità è la rovina eterna. Ecco che torna qui, cari, l'insegnamento della retribuzione divina, secondo cui Dio punirà i malvagi. Ma giustamente mi si potrà dire: ma io intorno a me vedo spesso che i malvagi prosperano molto di più degli empi. Questo, cari, è vero, ma è altrettanto vero che la nostra prospettiva non deve essere soltanto qui. Noi abbiamo anche una vita futura, e se non verrà fatta giustizia in questa vita, comunque il Signore nel suo ritorno, nella vita futura, sì, renderà giustizia e punirà ogni uomo perverso per la propria malvagità. Questo è un insegnamento fondamentale, cari. Però guardate, questa punizione che il versetto 5 ci delinea per il malvagio sarà, per coloro che temono Dio, per i giusti, fonte di fortificazione e di ubbidienza nel vedere appunto l'ingiusto punito. Oggigiorno, cari, ci sono tanti, come dicevo prima, empi che prosperano, ma noi dobbiamo ricordare sempre che il Signore ci chiama alla giustizia, non all'empietà. E comunque c'è una parola molto chiara che Dio dice in Isaia, capitolo 48, versetto 22. Lui dice, per mezzo del profeta: non c'è pace per gli empi, dice il Signore. Forse dal punto di vista materiale ci può sembrare che l'empietà forse valga il prezzo e il rischio, ma io vi invito anche ad analizzare a 360 gradi il futuro che tocca agli empi in questa vita. Per uno o due che finiscono per prosperare, per sfuggire alla giustizia umana, ce ne sono otto che comunque già in questa vita vengono puniti. Vi faccio due esempi a titolo esemplificativo. Pensiamo a Pablo Escobar, un uomo che per mezzo del traffico illegale di armi e di cocaina aveva maturato così tanta ricchezza da potersi comprare il debito pubblico di uno stato sovrano, la Colombia. Pensate a qual è stata la fine di questo uomo, giustiziato barbaramente come un cane sui tetti delle case della città di Medellin. O per rimanere su questioni più a noi vicine, pensiamo a Totò Riina, il boss della mafia dagli anni 80. Pensate alla sorte che gli è toccata dopo essere stato arrestato. 24 anni in isolamento, con il 41 bis, 2 ore d'aria al giorno in una stanza, e tutta la vita, 24 anni passati in una cella di isolamento senza vedere nessuno. Anche in questa vita Dio fa spesso giustizia, e non è il karma, è la dottrina della retribuzione divina, secondo cui Dio dona a una persona, retribuisce una persona secondo ciò che ha seminato. Ma i giusti, abbiamo detto, vedranno e temeranno, e poi rideranno di lui dicendo: ecco l'uomo che non aveva fatto di Dio la sua fortezza, ma aveva fiducia nell'abbondanza delle sue ricchezze. Qual è il peccato capitale alla fine dell'uomo malvagio e perverso, che gli costa quindi la condanna eterna? Sostanzialmente è stato che l'uomo malvagio non ha edificato la propria vita sulla roccia. Dio non è stato il suo fortino, Dio non è stato il suo rifugio, perché il suo rifugio sono state le proprie ricchezze, la propria perversità.
Si ingannano miserabilmente tutti coloro che pensano di potersi appoggiare nel proprio potere e nelle proprie ricchezze, scartando completamente il rifugio che il Signore ci offre in Cristo Gesù. Chi edifica sulla propria ricchezza edifica sulla sabbia. Non c'è un domani, non c'è un futuro per questa gente. Pensava forse questa persona che le proprie ricchezze gli avrebbero garantito vita eterna, gli avrebbero garantito una vita solida. Cari, non è così. Torniamo a ripetere, non c'è prospettiva per l'empio, non c'è pace per lui. Se dal punto di vista materiale può sembrare star bene, stare nel benessere, l'anima sua è afflitta, è tormentata, la sua coscienza lo condanna. E un giorno anche il giusto giudizio di Dio farà altrettanto. Guardate quanto è enorme la differenza tra il destino, il futuro che tocca all'empio e quello che invece tocca all'uomo giusto che confida nel Signore. Dice il versetto 8: ma io sono come un olivo verdeggiante nella casa di Dio. Io confido per sempre nella bontà di Dio. Mentre per l'empio la base, la fonte della propria fiducia era la propria ricchezza, come ci dice il versetto 7, la base della speranza del giusto, del salmista, non è qualcosa di materiale, no, è la misericordia del nostro Signore. Versetto 1 dice: perché ti vanti del male, uomo prepotente? Ciò che determina la caduta degli uomini prepotenti, delle persone potenti dal punto di vista umano, abbiamo detto, è il rifiuto di avere Dio come fortezza, come protezione. È quell'attitudine di superbia che ci porta a confidare in noi stessi anziché in Dio. Ed è proprio qui che voglio arrivare, caro fratello, cara sorella. Per quanto non tutti saranno d'accordo nell'affibbiare a se stessi le parole di questo Salmo, però c'è una cosa che accomuna tutti coloro che non sono in Cristo. Tutti coloro che rifiutano Cristo in fondo stanno dicendo a Dio: non ho bisogno di un salvatore, mi salvo da solo con le mie forze, con le mie energie, con le mie ricchezze, con i miei meriti. Questo è un atteggiamento, cari, che porterà a non avere un futuro, che porterà allo sradicamento della propria esistenza. Non è un fondamento solido su cui fondare la propria vita. E quindi questo Salmo parla a tutti coloro che non confidano in Cristo, tutti coloro che antepongono la propria giustizia, la propria cosiddetta santità, piuttosto che la misericordia che Dio ci offre in Cristo, non avranno un'esistenza solida. E per quanto possa sembrare solida in questa esistenza, in questa vita, ciò che li attende, come dicevamo prima, è l'essere sradicati, il non avere un futuro solido. Non appoggiare la propria esistenza su Cristo significa avere un domani di instabilità. Ma il salmista, guardate come si definisce: io sono come un olivo verdeggiante nella casa di Dio. Io confido per sempre nella bontà di Dio. C'è un solo bene che garantisce vita eterna, dice il salmista, la fede. E questa fede è essa stessa un dono che Dio ci offre. Chi invece non confida in Dio è perché in realtà sta confidando in qualcos'altro. Dio non è il tesoro più prezioso della sua vita. Per il salmista invece la misericordia e la bontà di Dio era la fonte del proprio benessere. Tant'è che egli si paragona ad un olivo. L'olivo presso il mondo del Medio Oriente, da cui proveniva Davide, era un segno innanzitutto di vitalità, di prosperità e di splendore. Ricordiamoci che l'olivo produceva un elemento fondamentale per la vita come l'olio e che era in grado di sopportare la carestia, era in grado di sopportare anche quando c'era completa assenza di pioggia e che era in grado di produrre molti più beni che il grano stesso, anch'esso fondamentale. Il salmista è solido, è stabile, è vivo, è pieno di pace e di frutti così come l'olivo. Non perché fosse ricco, no, perché egli confida nella bontà di Dio. E la cosa incredibile, meravigliosa, che Davide scrive questo salmo mentre è afflitto, mentre è perseguitato. Cioè egli, mentre è perseguitato da Saul, dice: io sono prospero, io sono come un olivo, io nell'instabilità della persecuzione sono stabile,
perché il fondamento della mia vita è la misericordia, è la bontà di Dio. Conclude: sempre ti celebrerò per quanto hai fatto e in presenza dei tuoi fedeli spererò nel tuo nome, perché tu sei buono. Quando uno fonda la propria vita nella bontà di Dio, nella sua misericordia, non temi il domani. Non temi il domani perché ricordare ciò che il Signore ha fatto nel passato ci sostiene, ci fortifica e ci riempie di speranza per il nostro futuro. E questo dobbiamo dirlo anche quando siamo afflitti, anche quando siamo perseguitati, anche quando siamo tribolati. Chi ha sperimentato con frequenza nella propria vita la bontà di Dio nel passato è sempre propenso ad esaltare la sua bontà anche in mezzo ai momenti più bui. Il salmista recita questa meravigliosa confessione di fede mentre è nell'afflizione. Tu saresti in grado, caro, di dire lo stesso oggi, di dire insieme ai tuoi fratelli: io ti loderò per sempre per quanto hai fatto, perché tu sei buono. Il Signore è buono, cari. Tutto quello che fa è buono. Ringraziamolo per la sua misericordia. Ringraziamolo per il dono meraviglioso che gli ci ha dato. Se siamo olivi verdeggianti è perché la sua misericordia è stata riversata su di noi in Cristo. E anche se vediamo questo mondo andare sottosopra e forse l'empio a volte non essere punito e anzi prosperare, ricordiamoci anche della prospettiva futura, del mondo a venire che ci aspetta, dove non ci sarà più spazio per l'ingiustizia. Dio creerà nuovi cieli e nuova terra, dove non ci sarà spazio per l'impietà. Ogni azione malvagia e ogni perverso verrà sradicato e soltanto i giusti metteranno radici nel regno di Dio. Noi tutti saremo olivi verdeggianti nel regno del Signore, mentre invece coloro che hanno confidato in tutto ciò che non fosse la misericordia di Dio, ma hanno confidato nella propria ricchezza, nella propria intelligenza, nei propri meriti, nella propria santità, verranno sradicati, non troveranno posto nel regno del Signore. Che Lui sia lodato. Grazie per la sua parola che sempre ci conforta. Grazie che anche in questo momento io e te siamo come ulivi verdi, solidi, vitali. E se per caso qualcuno di noi non si sente così in questo momento, ti faccio un invito. Comincia a irrigare le tue radici con la parola di Dio e vedrai che, ricordandoti le meravigliose promesse di Dio e la sua bontà, sarai anche tu come un olivo verdeggiante che confida per sempre nella misericordia di Dio. A Lui sia la gloria. Allora, carissimi fratelli, ringraziamo il Signore per questa mattina, ringraziamo il Signore per la tua partecipazione, per le tue preghiere. Mi raccomando, cari, rimaniamo sempre uniti nel Signore. Grazie a Dio per la conduzione, per il messaggio, grazie al Signore per le preghiere. Un bravissimi, bravissimo, veramente un ringraziamento a tutti i nostri fratelli e sorelle, soprattutto della scuola domenicale di Rimini e Cesena, che hanno elaborato questo video bellissimo. Un bravissimo ai nostri ragazzi, anche ai piccini che hanno lodato il Signore raccontando la storia di Noè.
un grazie al Signore perché questa è una chiesa viva che ama il Signore, che predica la sana dottrina e che continuerà sempre e ovunque e comunque a parlare del Signore. La Bibbia dice, Romani 12, versetto 1, vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Io ringrazio a tutti i fratelli e vi chiedo, per cortesia, metti un like, iscriviti al canale, condividi nella tua pagina, prega al Signore. Noi siamo sempre, ossia online, perché stiamo sempre pregando gli uni per gli altri. Se vuoi altre informazioni, se te sei un amico, se sei di un'altra località d'Italia, il mio numero di telefono è 340-237-9339, sono il pastore Nicodemo Fabiano, abbiamo la nostra chiesa a Rimini e anche a Cesena, ma in questo tempo la chiesa si incontra soprattutto nella piattaforma di Facebook, nella piattaforma di YouTube e anche nella piattaforma di Zoom. Noi vogliamo pregare per te e a proposito ti faccio un invito, domani mattina dalle ore 7 noi abbiamo questo tempo di preghiera dal lunedì al venerdì, dalle 7 del mattino fino alle 7:30. Mandami le tue richieste di preghiera, mandami un WhatsApp, Fabiano, queste sono le mie richieste, io voglio presentare le tue richieste al Signore. Ti auguro una buona domenica, preghiamo insieme nel nome del Signore Gesù. Signore, ti ringraziamo per il tuo amore, ti ringraziamo per la tua parola predicata, ti ringraziamo Signore per questo tempo di adorazione e un particolare grazie a tutti i nostri ragazzi che hanno partecipato con tutto il cuore. Signore, noi vogliamo insegnare alla nuova generazione che con o senza situazioni difficili come stiamo affrontando, Cristo Gesù è con noi. Io prego, Signore, affinché la consolazione dello Spirito Santo stia con le nostre famiglie. E se qualcuno è turbato, è afflitto, è triste, Signore, mette la gioia dello Spirito Santo nei nostri cuori. Che possiamo attingere dalla parola, che possiamo rinforzarci attraverso la preghiera, confidando nel Signore, pregando gli uni per gli altri. Signore, noi preghiamo per i fratelli e sorelle della nostra chiesa che sono malati. Preghiamo, Signore, per la nipotina della nostra sorella Irene. Signore, noi preghiamo per un miracolo nel nome di Gesù. Come preghiamo per la nostra sorella Maria di Rimini, per guarigione completa sopra la sua vita, per la sorella Zulelma, per i genitori di Delia, soprattutto la sua mamma. Signore, sono tante le persone che hanno bisogno di una preghiera. Io prego, Signore, per la Janet, anche a Rimini. Signore, noi preghiamo che la tua mano si possa, Signore, espandere su di noi la grazia del Signore. E ora che la grazia e la pace del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la consolazione, i doni e la pienezza dello Spirito Santo stia con il tuo popolo ovunque e comunque nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi auguro una domenica benedetta nell'amore del Signore Cristo Gesù. Io sono Fabiano Nicodemo, tuo servitore nel Signore. Dio vi benedica.